insieme ai pensionati, alle tante anziane e tanti anziani presenti nel nostro paese che giustamente dicono non siamo invisibili, siamo cittadini e cittadine italiane, abbiamo lavorato tanti tanti anni per avere finalmente una pensione che è bloccata da troppo tempo. Tutti i governi fanno cassa con le pensioni dei nostri anziani e delle nostre anziane. L'anno scorso dovevano essere sbloccate, allora il governo Conte 1 le ha ribloccate, quest'anno ci aspettavamo uno sblocco significativo che non c'è stato. Noi non vogliamo elemosine, noi vogliamo quello che ci spetta e quello che ci spetta è la rivalutazione delle pensioni e soprattutto una legge seria sulla non autosufficienza che dia dignità al popolo dei pensionati e non da Palermo alla Val d'Aosta e non dipenda la salute dal fatto di essere nati in un comune o in un altro comune. Per questo siamo qui in piazza, è un'altra tappa della nostra manifestazione, se non ci danno ascolto troveremo altri modi per non essere invisibili e per diventare sempre più visibili. Come a Varo di Molière, con quei 4 soldi che ci danno, che dobbiamo arrangiarci alla bene e meglio e aiutare anche i nostri figli e i nostri nipoti, e ci continuano a tassare, a prendere soldi, cosa vogliono di più dei pensionati? Non lo so, dopo che hai lavorato una vita devi far fatica a sopravvivere, è giusto secondo lei? Io guardi, sono appena andata in pensione, ma mi sento proprio derisa con questi pochi euro che ci danno, siamo proprio malmessi e purtroppo siamo qui per vedere di migliorare, speriamo bene. E per i pensionati si taglia soltanto, manca un caffè come adeguamento dell'indice Istat. Vogliamo la salute e vogliamo un po' di soldini per curarci. Noi siamo quelli che ci tirano giù le tasse, paghiamo tutti i mesi il dovuto, per cui non devono più venire a prendere da noi il bancomat e i soldi, devono andare da altri. Noi diamo già da anni che diamo i soldi e cose, per cui siamo qua in manifestazione per dire no a certe cose. Quello che chiediamo è oculatezza, rispetto e un po' di lungimiranza, perché la società non finisce con noi, deve andare avanti. Peggio di così non potevamo andare. Adesso abbiamo toccato proprio il fondo, dulcis in fundo, ma per altre cose, ma non per queste. Come schiavi siamo. Hanno tolto dalle nostre tasche in questi anni 44 miliardi. E fanno finta di niente, anzi ci propongono 50 centesimi di aumento. Si vergognino, se possiamo glieli rimanderemo indietro, glieli manderemo indietro. Noi non siamo figli di 50 centesimi, noi vogliamo la nostra dignità, vogliamo quello che ci spetta. Stiamo assistendo in questi mesi a un lungo processo di scioperi delle categorie, di manifestazioni dei pensionati. Io pongo un quesito agli amici CGIL, CISL e UIL. Non è forse giunto il momento che insieme con CGIL, CISL e UIL noi proponiamo al Paese una grande manifestazione nazionale di lavoratori e pensionati per combattere sui temi che ci uniscono? So che la parola dà un po' fastidio, ma credo che sia giunto il momento di non lasciare le federazioni in solitudine, ma pensionati e lavoratori di fare un grande sciopero generale nel Paese per i nostri diritti e per il lavoro e per le pensioni. Grazie ancora e ci rivedremo presto. Si è svolta a Roma la grande manifestazione al Circo Massimo dei pensionati. Noi in questa trasmissione riprendiamo una serie di incontri che abbiamo fatto con i parlamentari della nostra regione, al quale avevamo chiesto di sostenere le nostre rivendicazioni nel dibattito che si apre in queste settimane per approvare la legge di stabilità. Le nostre richieste sono quelle di una legge sulla non autosufficienza,
che abbiamo bisogno di dare una risposta alle famiglie che sono in difficoltà, una rivalutazione delle pensioni e la 14ª per le pensioni più basse. Da questo incontro è emersa la volontà da parte di diversi onorevoli sostenenti, vediamo adesso nel dibattito parlamentare che seguiremo anche con la presenza a Roma di delegazioni, di riuscire a raggiungere finalmente un qualche risultato positivo per i pensionati. La categoria dei pensionati che ha bisogno di risposte positive, perché stiamo soffrendo questa crisi, stiamo soffrendo assieme ai giovani, assieme alle famiglie, e quindi una risposta positiva ai pensionati è una risposta che va a beneficio di tutte le generazioni. Mi invitano a questo incontro per confrontarci con voi sulla manifestazione che i pensionati di SPI, FNP, WIP, cioè CGL, CISL e WIL hanno indetto per sabato prossimo a Roma al Circo Massimo. È una manifestazione che prova a sostenere le ragioni dei pensionati, le rivendicazioni che, devo dire, da un bel po' di tempo stiamo portando avanti. E la piattaforma è una piattaforma articolata, ma io starei sui tre punti fondamentali, quelli che riteniamo i più importanti per noi in questa fase. Il primo sicuramente è quello che riguarda la necessità, l'urgenza di avere anche nel nostro paese una legge sulla non autosufficienza, una legge nazionale. Questo è un tema che poniamo da tempo, abbiamo anche da suo tempo raccolto 1 milione di firme in calce a una proposta di iniziativa popolare, di legge di iniziativa popolare. Stiamo raccogliendo di nuovo delle firme a sostegno di questa rivendicazione. È un'emergenza nazionale che è sottolineata da pochi numeri che avete peraltro lì nella cartellina. Abbiamo quasi 3 milioni di non autosufficienti in questo paese. La cura di queste 3 milioni di persone comporta impegni importanti, gravosi, per quasi 8 milioni di caregiver, quasi sempre familiari e quasi sempre donne. E poi c'è 1 milione di badanti, più o meno, quelle che sono censite, poi ce ne saranno altre che invece non sono nel mondo della irregolarità, che seguono appunto i nostri anziani. E da questo punto di vista manca appunto una legislazione nazionale che sostanzialmente indichi come si contrasta questo fenomeno, come si sostengono le persone e le famiglie che incappano in questo fenomeno e come si garantisce anche un livello di servizi che sia non uguale per tutti, che questo lo sappiamo che non sarà possibile, ma insomma che abbia una sua uniformità, comunque garantisca quelli che chiamiamo i livelli essenziali delle prestazioni. Noi oggi abbiamo una realtà molto diversificata nel nostro paese, questa regione è stata la prima a istituire un fondo specifico, il fondo regionale, peraltro con un importo di 484 milioni nel 2019, che è molto vicino al fondo nazionale, che se non sbaglio è di 573 milioni, no? Che è ripartito per tutta la popolazione, naturalmente è un fondo che serve a poco. Affidati a chi sa darti la visibilità e la dignità che meriti. Difesa è tutelare chi ne ha più bisogno. Far valere i propri diritti e quelli di chi guarda al futuro. Noi della CISL Pensionati crediamo che esista un modo solidale per far valere i propri diritti. Tutela previdenziale e sociosanitaria, servizi e assistenza fiscale. Con oltre 2000 sedi in tutta Italia. Noi ci siamo!